sera dal Palazzo Sport di Via Aldo Moro di Giovinazzo sta iniziando la prima gara dei quarti di finale del campionato di Serie A1 di Hockey Pista. Siamo giunti ai playoff scudetto e si stanno affrontando la prima classificata, il Forte dei Marmi, contro l'ottava classificata, il Giovinazzo. Impassibili i giocatori del Giovinazzo, tranne Maldonado che è arrivato alla linea di metà campo. Adesso c'è il blu per Bertrand e Cancela. C'è Maldonado, Orlandi, Torner, traversa di Torner. Adesso pallina troppo alta, riparte Forte dei Marmi con fallo evidentissimo di di Valerio Antezza, che becca un cartellino blu. Parte Pedro Gil e riesce Maldonado. Niente da fare per il Forte dei Marmi. Traversa di Pedro Gil cercando la complicità di De Palma, ma niente da fare. C'è il gol di Cancela in contropiede. Antonio Turturro, conclusione, raccoglie Fernandez, Bertrand del gol! E del gol! Ha pareggiato il Giovinazzo! Gol di Bertrand! Ostacolato da Fernandez. Bravissimo Fernandez! E adesso il Giovinazzo che può attaccare, 25 secondi, Fernandez osserva il cronometro. Numero di Fernandez che a terra, attenzione! Attenzione! Attenzione, c'è il blu! Parte Antezza, 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 Antezza nel rete! Rete! Rete Antezza! 2-1 per il Giovinazzo! E dunque, tutti in piedi ad applaudire l'FP Giovinazzo che va al riposo in vantaggio per 2-1. Certamente. Attenzione, intanto un palo senza volerlo, forse il giocatore del Forte dei Marmi. Adesso Antezza, Antezza, Antezza in aria! E per poco non sorprende la difesa del Forte, ma ancora il Giovinazzo! Super stagi su Antonio Cirilli. Adesso sale in cattedra, adesso il Forte, attenzione Gil! E c'è il gol di Pedro Gil, 2-2. Che al momento, se il risultato dovesse terminare questo, avrà un appendice. E intanto che è successo? Attenzione, c'è un fallo di Torner, attenzione, blu di Torner, grandissima ingenuità di Torner. E c'è un palo di Orlandi. E a terra, ma non c'è fallo, attenzione Orlandi! Incredibile l'errore di Cancela, incredibile davvero. Bertrand, attenta del rete, rete, e rete! Gol sbagliato, gol subito! Giovinazzo a 92 secondi dal termine e il vantaggio con Valerio Antezza. Occasione per il Forte. Esce il portiere, entra il giocatore di movimento. Attenzione, Eric Torner. 4 secondi, 3 secondi, 2 secondi, 1 ed è finita. E il Giovinazzo vince gara 1 per 3-2. Notte da sogno per il Giovinazzo. Gara 1 è nostra, è grande festa. È stata una bella partita, penso, per lo spettatore. Giovinazzo, sappiamo che è una bella squadra, gioca in casa, si fa forte. Noi abbiamo giocato abbastanza bene, abbiamo sbagliato occasioni clarissime, no? Prima del terzo gol abbiamo sbagliato una, ho sbagliato io la punizione prima. Loro oggi sulla concretizzazione hanno stato meglio che noi. Complimenti a Giovinazzo, noi dobbiamo lavorare per venerdì, portare la vittoria al Forte e tentare vincere la partita e portarlo a gara 3. No? Sì, sicuramente che era una partita che dovevamo mettere il 110%, perché si sapeva che si giocava con il primo della classifica, quindi dovevamo dare tutto in campo. Meno male che è andata bene per noi, abbiamo fatto una grande partita tutti quanti, abbiamo giocato praticamente tutta la squadra. Adesso niente, abbiamo fatto lo che dovevamo, vincere in casa. Adesso ci la giochiamo, abbiamo due partite a Forte, non sarà facile, però neanche impossibile. Vincendo in casa arrivavamo a Forte con un'altra testa, con un altro morale. Meno male che è uscito il Giovinazzo che vuole la gente, perché questa vittoria sicuramente è per tutta la gente che viene, che è stato sempre con noi. Beh, era il minimo soffrire un po' contro il Forte dei Marmi, una squadra che ha schiacciato letteralmente il campionato. E quindi diciamo che soffrire era la cosa
minima che ci poteva passare stasera. Però devo dire abbiamo tenuto bene la pista, è stata una gara sia di carattere che di intelligenza tattica, perché in certi momenti abbiamo cercato di rallentare il ritmo che loro chiaramente cercavano di accelerare a tutti i costi. Forse quella lì è stata la chiave, poi siamo stati bravi a sfruttare contropiede alla fine. C'è stato un grande Maldonado stasera che veramente ha fatto una partita di livello altissimo. E nulla, ora sabato siamo a Forte, cerchiamo di giocarcela anche lì. Beh, chiaramente ora a Forte sarà un palazzetto infuocato e loro vorranno chiudere la questione a tutti i costi sabato e poi martedì. Noi dobbiamo giocarcela con la spensieratezza con cui abbiamo affrontato la partita di stasera, nulla di più.